Io vorrei solo aggiungere questo a proposito del tema della morte nei film di Vittorio, a parte quelle scene meravigliose che avete visto, la trafittura con le lance. Un film che ha segnato un'intera generazione, l'ho citato prima come titolo, era San Michele aveva un gallo. San Michele aveva un gallo, voi sapete la storia, è un anarchico che cerca in un'Italia divisa di fare la rivoluzione. La rivoluzione fallisce, vi ricorderete quelle immagini straordinarie sulla laguna di Venezia, le barche silenziose che a remi solcano l'acqua, e vi ricorderete il finale, la delusione totale del condannato a morte, poi tramutata la pena di morte in carcere a vita, che viene a un certo punto messo nelle condizioni di poter continuare a vivere, quando scopre che il suo ideale della rivoluzione è fallito, si suicida. È il finale del film, è una delle dimensioni forti della capacità di lettura di una vicenda umana, è una vicenda politica, una vicenda storica, che i due autori, Paolo e Vittorio, hanno vissuto sempre come un'occasione di dibattito pubblico intorno ai temi sociali. Per noi, che eravamo allora giovani, il film è del 1972, il film dei Taviani andava a completare una sorta di tragitto del cinema, virgolette, della contestazione, il cui primo esemplare è stato proprio I pugni in tasca di Marco Bellocchio, che è del 66. Il film di Bellocchio anticipa tutte le tematiche che si svilupperanno proprio negli anni tra il 68 e il 71-72, quando quel movimento si esaurisce, perché intanto occorre battersi come movimento democratico degli studenti contro l'insorgere dei primi segnali del brigatismo rosso e nero, che comincia proprio fra il 71 e il 72. La fine di un sogno, che era cominciato appunto con il film del 68 americano, anche lì con una forte Easy Rider, è un film che anticipa tutta una tendenza del cinema del mondo. Fragole e sangue. Ce ne sono, come sempre. Si chiamava La Nuova Onda. Sì, come sempre la cultura americana, la più evoluta, ha anticipato di molto i fenomeni che si sono poi verificati, anche perché loro avevano un problema molto più, come devo dire, drammatico. Parlo dei giovani americani costretti ad andare a fare la guerra in Vietnam, che non c'entrava niente con la loro storia, era l'imperialismo armato che determinava la modifica dei rapporti di forza nel mondo. E quindi la contestazione è nata lì. Vi ricorderete il più grande pugile della storia del pugilato che ci sia mai stato, credo nessuno ha superato mai per straordinaria forza un signore che a un certo punto sceglie di cambiare perfino nome, Cassius Clay diventa, esatto. Ora, se ricostruiamo il cinema dei Taviani come un capitolo di quel cinema di quegli anni, che chiude con quella scelta finale della rivoluzione fallita, se ci pensate, era la nostra storia di ragazzi del 68 che avevano avuto l'illusione della fantasia al potere, l'immaginazione al potere. L'immaginazione era già esaurita e cominciava invece la tragedia nera e rossa delle brigate di tutti le due componenti. I Taviani sono stati quindi dei testimoni forti del sociale, anche se il film era collocato appunto a metà dell'Ottocento, ma valeva bene ancora a metà del Novecento.